PEGI 3. Salve a tutti amici di PlayStation, un saluto da parte di Federico Marconi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo di una caratteristica da sempre molto interessante su FIFA, vale a dire i giovani, quelli più interessanti, quelli già pronti e quelli che non sono ancora conosciutissimi ma cresceranno tanto nei prossimi anni. E a proposito di giocatori meno conosciuti ma soprattutto meno classici su FIFA, partirei proprio da alcuni giovani che ho avuto il piacere di commentare con qualche telecronaca negli ultimi anni. Tra questi, il 19enne classe 2002 dell'Empoli, Christian Aslani, centrocampista albanese che l'anno scorso è diventato campione d'Italia con l'Empoli Primavera e che quest'anno si è aggregato alla prima squadra, tra l'altro esordendo già anche in Serie A. È un centrocampista dalle caratteristiche chiarissime, perché ha grande visione di gioco, gran piede, specialista dei calci di punizione e del tiro dalla distanza. Su FIFA parte da un 59 logico, proprio perché si parla di un giovane all'esordio, ma ha grandi margini di crescita. Se volete fare, penso per esempio, una carriera realistica, è il giocatore ideale per partire con un progetto giovani. Discorso analogo per Maarten van de Voort del Genk. Anche qui si parla di un 19enne. La differenza con Aslani è che sono già un paio d'anni che gira nella prima squadra e soprattutto nell'11 titolare del club belga. Per carità, non prendiamoci in giro. Difficile immaginare di affidare la porta alla vostra squadra per la carriera ad un 19enne. Però, se vi dicessi che il suo margine di crescita di overall è di 87, forse posso convincervi. Tra gli altri giovani da tenere assolutamente sott'occhio, oltre ai classici Bellingham, Pedri o Gavi, scoperto da poco e sedicenne, quindi molta attenzione allo spagnolo, voglio citarvi Jota, che non è Diogo Jota del Liverpool, ma sempre un portoghese, di proprietà del Benfica, quest'anno in prestito al Celtic. Ala sinistra, gran destro a giro e grande rapidità sulla corsia. E poi un attaccante che forse conoscete, gioca nel Salisburgo e si chiama Adeyemi. Anche lui è un giovane che potete acquistare a poco e che può valere tanto dopo due stagioni. Erano questi i giovani dei quali volevo parlarvi e voglio aprire e chiudere una parentesi. Naturalmente ne ho tralasciati molti, ma sono i giovani che conosciamo, i vari Sancho e molti altri. Quindi ho preferito concentrarmi su giocatori ancora da formare e che magari non conoscevate. Detto questo, visto che siamo arrivati in chiusura, non posso che ricordarvi che sono attivi i tornei di FIFA 22 e li potete trovare sulla tab Eventi di PS4. Potete iscrivervi da lì o dal sito PlayStation Competition Center per provare a vincere premi, denaro e FIFA Points. Quindi non mi resta che augurarvi l'in bocca al lupo e alla prossima! PlayStation.